Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Partiamo subito con i preferiti dell'ultimo periodo. Il primo preferito è questo ed è un eyeliner. Per l'esattezza è l'eyeliner 24 ore waterproof della Deborah Milano. È un eyeliner liquido, proprio come dice il nome, waterproof, con il classico applicatore in feltro. Diciamo che è una delle prime volte che uso un eyeliner di questo tipo con l'applicatore in feltro. Ne ho usati diversi in passato, solo che mi davano sempre problemi di bruciore alla palpebra. Con questo invece non è successo assolutamente. Il colore è molto bello, nero, lucido e soprattutto è veramente waterproof perché l'ho usato nelle lunghe giornate d'estate molto calde e teneva assolutamente tutto il giorno. È veramente, veramente consigliato e un ottimo prodotto. Bisogna comunque fare un po' di pratica per imparare a utilizzarlo perché è molto liquido e bisogna avere una mano veramente molto leggera mentre si applica, ma comunque una volta presa la mano diventa abbastanza semplice, si capisce il meccanismo e si applica con facilità. Rispetto all'eyeliner in gel, ha come caratteristica che diciamo rimane più lucido e è molto più liquido, quindi è un pochino più difficile da applicare, inoltre non si può sfumare, quindi se fate qualche errore è più difficile da correggere, ma per il resto è veramente un ottimo eyeliner, consigliatissimo. Altro prodotto che ho usato tantissimo quest'estate sono questi matitoni qua, i matitoni Made to Last, e sono degli ombretti, anche questi waterproof, ombretti in crema, satinati brillanti. In particolare ho adorato molto la colorazione 003, che è una sorta di color champagne beigiolino oro, e il numero 004, che è un marroncino sempre con dei riflessi dorati. Mi sono piaciuti tantissimo perché applicavo solo questi sulla palpebra e duravano davvero tutto il giorno. Sono veramente waterproof, infatti bisogna sfumarli velocemente perché poi si fissano e non vanno più via. Li ho usati spesso anche come base per l'ombretto, ovviamente solo se dovete usare degli ombretti comunque brillanti, perché questi sono brillanti, quindi mettere sopra un ombretto opaco non avrebbe molto senso. Un altro prodotto usato per tutta l'estate che mi è piaciuto molto è questo. Ed è lo struccante della L'Oreal Occhi e Labbra Express, speciale per trucco waterproof a lunga durata. Della stessa linea avevo l'acqua micellare, se non sbaglio, che non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Questo invece è molto buono come struccante per gli occhi, perché toglie il trucco veramente in pochi secondi. È un bifasico, quindi va miscelato e poi io con un dischetto di cotone applico lo struccante sull'occhio, lo lascio agire qualche secondo e poi massaggio verso l'esterno. È veramente è favoloso. Rimane ovviamente un pochino oleoso, quindi poi vado a passare magari un'acqua micellare che uso per il viso, la passo anche sull'occhio, così tolgo quella sensazione di olio, però è veramente fantastico. Altro prodotto che ho stramato quest'estate è questo fluido make-up perfezionatore ed è una sorta di fondotinta effetto pelle baciata dal sole con protezione solare. È proprio il Lyca Doll Golden Infusion ed è un prodotto che serve a realizzare, diciamo, l'effetto tintarella. Infatti, è come se fosse un fondotinta molto leggero ed è molto liquido, per questo si applica con questa pompettina qui, si prende con questa pompettina qui e lascia un effetto marroncino, un po' dorato, è veramente molto molto carino per l'estate, anche se volete, magari siete bianche e volete ricreare un look effetto abbronzato, l'ho usato anche in altri video, al massimo vi metto qui il video in cui l'ho utilizzato così vedete l'effetto perché è carinissimo. Ve lo consiglio e non è per niente il naturale come effetto. Altro prodotto, questa volta è per il corpo, è una crema idratante. È la crema di Benecos, Body Cream Love Your Skin. E si chiama crema per il corpo, cura naturale per il corpo con una selezione di ingredienti bio. È comunque questa verde, adesso non so quale sia il nome esatto. Mi piace molto perché comunque è una crema abbastanza corposa.
quindi è molto idratante. Più per questo periodo, va meglio per questo periodo che ci avviciniamo verso l'inverno e comunque la pelle risulta più secca. Per l'estate ovviamente opterei per un fluido, opto per un fluido più leggero. Rimane bella, si sente che è molto corposa, ma comunque si assorbe facilmente ed ha un profumo molto intenso di limone. Comunque mi piace molto perché è super idratante, quindi promossa. E poi Benecos è un marchio ecobio, quindi creme senza siliconi, senza schifezze che idratano Un altro davvero la prodotto pelle. che avevo inizialmente sottovalutato è questo, un correttore, il Pupa Cover Cream Concealer nella tonalità 004. È un correttore in crema leggermente aranciato che si applica nelle zone d'ombra dell'occhiaia. Va bene secondo me per delle occhiaie di media intensità ed è molto buono perché una volta che si fissa non entra nelle piaghette, rimane un effetto abbastanza naturale, fa il suo lavoro, toglie proprio quel violaceo che si trova sotto l'occhio e quindi ve lo consiglio perché mi sto trovando molto molto bene con questo prodotto. Altro preferito dell'ultimo periodo, soprattutto con l'abbronzatura, è questo qua. È un blush nella tonalità Tweak di La Masca. Sapete benissimo, se mi conoscete da più tempo, che adoro questi blush perché sono i blush secondo me migliori in commercio. Se non sbaglio non esistono in Italia, infatti io li acquisto dal loro sito online. Hanno un prezzo abbastanza elevato, ma comunque è un prodotto professionale usato comunque dai professionisti per chi deve avere un trucco che duri veramente tutto il giorno. È fantastico, dura veramente, uno dei pochi blush secondo me in commercio che dura tutto il giorno sul viso, veramente fenomenale. Ho scelto questo colore un po' più scuro che secondo me con l'abbronzatura si sposava benissimo. E infine, ultimo preferito, anzi ultimi due preferiti, sono due terre che ho usato quest'estate. Allora, una è la terra compatta, effetto abbronzante, sì, di Pupa nella tonalità 05. È una terra veramente grande. Ovviamente ci sono tanti preferiti di Pupa perché sapete che ci collaboro, quindi mi mandano tantissimi prodotti e ho la possibilità quindi di provare tantissime cose e ovviamente c'è sempre qualcosa che mi piace particolarmente. Comunque, questa è una terra grandissima. Che uso non tanto per fare il contouring quanto per scurire il viso. Non è una cosa che faccio spesso, però ho iniziato a farlo ultimamente, mi piace molto. Cosa faccio? Applico magari nelle zone d'ombra prima in modo compatto il prodotto, magari con un pennellino più piccolo, e poi con un pennello più grande inizio a sfumare su tutto il viso. Per esempio applico qua, applico qua, applico in questa parte del viso, in modo concentrato il prodotto e poi lo sfumo con un pennello più grande in tutto il viso e ho un effetto, diciamo, abbronzatura molto naturale. Comunque è molto facile non sbagliare con questo prodotto perché non è un prodotto super pigmentato, nel senso che appena lo applicate vi viene la macchia, è fatta apposta perché si può modulare gradualmente e lo può usare anche una persona che comunque non è bravissima col trucco e non c'è proprio il rischio di creare la macchia o il mascherone, fare l'effetto mascherone perché è molto modulabile, si sfuma benissimo. E infine l'altra terra che ho usato tantissimo quest'estate, mi è piaciuta tantissimo, è questa, il For Sun Bronze and Shine. È una terra abbronzante più illuminante oro duo. Infatti, come vedete, sono quattro colori. Da una parte c'è l'illuminante dorato, due colori, uno più chiaro e uno più dorato, e dall'altra parte c'è la terra. Sono tutti un po' sbarluccicosi, diciamo, però l'effetto non è troppo finto, troppo illuminante, almeno quello delle terre non è tanto brillantinato da dar fastidio, quindi io lo applicavo benissimo sul viso per fare anche il contouring perché è veramente minimo. E poi invece l'illuminante invece ovviamente ha dei brillantini dentro, quindi si vedono proprio e li applicavo solo ovviamente sopra lo zigomo, comunque dove volevo dei punti luce molto brillanti. E niente, questi sono i miei preferiti dell'ultimo periodo. Scrivetemi pure nei commenti quali sono stati i vostri preferiti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!